Per quello che ho potuto comprendere del tuo lavoro, c'è una grande individualità, o meglio, una grande autonomia. Credo che il concerto solo ti serva proprio a questo, ad esprimerti almeno in libertà. No, il concerto solo è una sfida. È una sfida anche professionale e emozionale, perché essere da soli dal palco è un'emozione, da soli sul palco è un'emozione molto forte, cioè essere costantemente in contatto con le due energie più profonde, perché sei responsabile di ogni vibrazione, quindi è una bellissima sfida. Soprattutto poi c'è, diciamo, questa sfida compositiva di usare queste macchine, le loop machine, quindi sostanzialmente anche uno spazio stretto, perché loro riproducono, le macchine hanno un tempo di riproduzione abbastanza corto, quindi anche una sfida compositiva in questo senso. Sostanzialmente quello che è interessante è appunto c'è la forza che in un certo senso è necessario per fare un concerto solo. Visto che il tuo lavoro prevede l'uso di uno strumento estremamente analogico come gli strumenti a fiato, e però invece crei l'orchestra invisibile con i loop, che è un prodotto completamente digitale. Non ti senti poi particolarmente affine, non sto scherzando, alle riproduzioni? Sì, oddio, è un concerto un po' alto e complesso, diciamo. Per un certo senso sì, c'è la possibilità comunque di far passare cose antiche attraverso un mezzo moderno, quindi anche rispetto a una possibile diffusione, nel senso che le trovi vicino. È evidente che sono due emozioni diverse per quanto riguarda la riproduzione di quadri, e è molto forte comunque, molto interessante. Il tuo rapporto con questa città, come può influenzare la tua creatività? Il rapporto con la città è ovviamente, diciamo, totale, nel senso che è il mio luogo, è il mio posto, è il luogo da cui amo fuggire, ma è il luogo da cui amo, al quale amo ritornare, e combatto con l'enorme peso culturale che questa città ti sovrasta fin da quando nasci. Quindi è una sfida, cioè una sfida. Trovare la tua cifra in questa ricchezza è la vera sfida. Basta. E questa sfida l'hai accettata lavorando con il cinema, che ha indagato in vari modi questa città. Quindi, come dicevamo prima, lo spazio bianco della Comencini, Carlo Luglio, sono effettivamente modi molto diversi di vedere la città. Sì, io volevo anche citare due bellissimi lavori di Marcello Sannino, uno si chiama Corde e un altro La seconda natura, che è dedicato al professor Marotta. Sì, questi sguardi, diciamo, alti sulla città ovviamente mi trovano, sono prossimi alla mia sensibilità, e quindi è stato un vero piacere lavorare su questi prodotti. Anche perché il cinema ti permette di indagare altri territori emozionali, anche compositivi, e in più poi ti rapporti col punto di vista del regista, e quindi il confronto rende tutto molto più interessante. Anche quella è una sfida. Questa è una risposta.